Eccoci ritornati ancora insieme. Dunque, come dicevamo all'inizio, lo abbiamo già fatto ieri, ricordando Monsignor Luigi Bettazzi, che è venuto a mancare il 16 luglio scorso all'età di 99 anni. Ieri ci sono stati i funerali nel Duomo di Ivrea, un ultimo abbraccio, come lo ha definito l'Avvenire, davvero caloroso per quest'uomo che ha fatto della pace il suo baluardo, la sua azione e connotazione pastorale. Non so se la regia mi può dare una mano, perché dovremmo avere come ospite telefonico Monsignor Giovanni Ricchiuti, che è presidente di Pax Christi Italia e dovrebbe essere collegato con noi, giusto? Buongiorno Don Gianni. Buongiorno a te e buongiorno a tutti voi ascoltatori di Eccoci. Telepass. Allora, ce l'abbiamo finalmente fatta a realizzare questa intervista perché ieri lo dicevamo, Monsignor Ricchiuti si stava recando appunto in volo, era in volo nel corso della nostra trasmissione per raggiungere Ivrea, luogo dei funerali. E allora, Don Gianni, Eccellenza, ti chiederei un po' di raccontarci com'è stato quest'ultimo abbraccio a questo grande uomo, Monsignor Bettazzi. Direi carico di emozioni, di ricordi e anche parecchia commozione. Io vorrei proprio mettermi dietro innanzitutto non solo ecco, la sua presidenza di Pax Christi, nazionale e internazionale, quanto prima di tutto il suo essere stato della quarantenne un vescovo che ha compreso subito come il suo ministero di vescovo non poteva che avere due direzioni, no? E lo dice anche il direttorio, i vescovi, da Pastore Fregis, dei Diodisti, facciamo Giovanni Paolo II, no? E il primo, direi, ministero di un vescovo è quello di essere operatore di pace, inteso ovviamente nel senso, con la parola, nel senso biblico più pieno, Shalom, questo insieme dei doni di Dio all'umanità, no? Ed è stato un vescovo operatore di pace. È stato anche un vescovo che ha compreso come quell'annuncio di pace non poteva essere accompagnato anche da gesti, direi, in quel momento abbastanza forti, no? E tutti abbiamo ricordato ieri anche il cosiddetto patto delle catacombe, quando appunto insieme con alcuni vescovi al termine del concilio ecumenico Vaticano II, loro scrivono una lettera al Papa dicendo al Papa che anche noi vescovi dobbiamo avere uno stile di vita, anche un come presentarci molto, molto leggero, molto sobrio, e dobbiamo essere operatori di giustizia, di pace. Ecco. E infine quella, diciamo, provvidenziale, ecco direi, incontro tra Luigi e Don Luigi e Don Tonino. Perché è Don Luigi Bettazzi, che alla scadenza del suo mandato nel 1985, indica come futuro successore alla guida di Pasquisti Don Tonino. E ieri, Madonna, lo dico anche a chi ci sta ascoltando. La figura di questi due vescovi è stata richiamata in maniera anche molto, come devo dire, anche bella, quindi piena di immagini, adesso sicuramente si sono incontrati in paradiso, ragioneranno, parleranno. Ecco, non vorrei nemmeno, diciamo così, dimenticare. E dobbiamo essere molto pieni di franchezza, si dice nel termine, no? La parresia della Chiesa, Certo. no? Dobbiamo anche dire che Don Luigi ha
hanno sofferto non poco anche nella Chiesa per questa, per questo suo essere un vescovo fuori degli schemi, no? Come lo sarà Don Tonino e come io credo, ecco, lo dico, come vescovo e come successore di questi due grandi vescovi, uomini e vescovi alla guida di Pasresti. Ecco, dicevo, un insegnamento che mi vede oggi davvero profeti, ecco, di pace. Don Luigi, ecco, Don Giovanni, Don Luigi e Don Tonino sono due campioni della pace, ecco, permettimi questa definizione, ognuno con la sua peculiarità, con anche i suoi tratti personali, sappiamo di questi caratteri forti di entrambi, Don Luigi Bettazzi e Don Tonino Bello, ecco, per essere più precisi. Questo desiderio, questo anelito di pace, secondo te oggi come continuerà a camminare? Nelle gambe ovviamente di chi ha fatto della pace anche la propria ragione di essere, di chi continua a pregare per la pace, a lottare per la pace. Hai detto molto bene. Il cammino per la pace va ovviamente continuato. Io uso sempre queste immagini, mi permetto di usare queste immagini. Noi dobbiamo avere il coraggio di prendere il testimone che ci hanno lasciato Don Luigi, Antonino, anche donne e uomini di pace, ma oggi parliamo di lui. Raccogliere il testimone, non aver paura di raccogliere il testimone e di continuare appunto a correre per la pace. E che significa? Pregare per la pace, pregare per la pace, sì. Poi essere davvero convinti che soltanto chi opera la pace, soltanto chi è mite, soltanto chi è non violento, non solo a livello personale, a livello di attrazione, a livello di politica, a livello di paesi anche, no? Solo se perseguiamo questo non violenza, come testimonianza evangelica, come portare qui di pace, ma anche nella politica di Dio ogni giorno, nell'educare le coscienze di questa nostra umanità, a sradicare una volta per tutte questa aggressività che ci fa non fratelli gli uni degli altri, ma purtroppo fratici gli uni degli altri. E allora è su questo cammino credo che noi oggi non possiamo fermarci alle celebrazioni e ai ricordi, attenzione, ma quando dico ricordo vorrei che fosse compresa nella sua accezione etimologica, no? Ricordare significa riportare al cuore di ognuno di noi, no? Questi gesti, queste parole, queste persone, e allora essere operatori di pace, ma anche, secondo il Vangelo, ma anche operatori di pace nella società. E ieri si è ricordato quella lettera, anche a venire ieri, ha ricordato nella pagina dedicata a Don Bettazzi, ha ricordato, alla firma di Gianni Gennari, ha ricordato quella famosissima lettera che costò anche parecchio in termini di considerazione della Chiesa a Don Luigi Bettazzi, la lettera scritta all'onorevole Berlinguer, che gli rispose dicendo davvero che se vogliamo essere davvero una umanità vera, autentica, non possiamo non perseguire progetti di educazione alla pace, ma anche progetti, scelte coraggiose di pace. Vedi appunto la corsa alle armi, il discorso che le armi possano risolvere tutto. Ecco, io credo che questo sia il messaggio che questo vescovo sottolineo, no? Di pace, operatore di pace, ha poi lasciato come traccia del suo, la sua lunga esistenza, e che oggi nella Chiesa, appunto, come hai ben detto tu, no? Sono due sì. Fari, possiamo dire, insieme agli altri, sicuramente, no? Certo. Ce ne sono tanti, ma noi li guardiamo come due fari, due campioni.
giovani, ecco, proprio perché loro, la loro staffetta l'hanno vinta, erano in testa, no? Però, ripeto ancora, ha bisogno questa staffetta, questo testimone, di essere raccolto, di proseguire questa corsa. L'ultima domanda prima di lasciarci, Don Gianni, è giunto anche il messaggio di Papa Francesco ieri nel corso dei funerali, che ha utilizzato un termine importante per qualificare l'opera di Don Luigi, profeta, profezia, ecco, c'è bisogno di profezia. Don Tonino nei suoi scritti, nelle sue parole, nelle sue omelie ci ha dato una figura di profeta importante, lo ha fatto anche con la sua stessa vita. Don Luigi ha raccolto il testimone, ecco, ora ti chiederei un po' di chiudere il cerchio, di aiutarci a chiudere il cerchio. Di quale profezia, di quali profeti abbiamo bisogno oggi? Comincio con l'affermare così, lo faccio davvero con molta umiltà, intende? Certo. Per quella che è la mia esperienza oggi, alla guida dei passeggisti, ma per quello che è il mio essere anche vescovo, che è molto ricevuto da questi due esempi, degli vescovi esemplari, ecco, io ritengo così, sono stati due vescovi esemplari, ecco, allora due profeti, abbiamo detto, hanno scritto per lo stesso Papa Francesco, profeta, sì, e perché viene a ricordare, per io applico a tutti i Don Tonino e Don Luigi, nel decreto di venerabilità di Don Tonino Bello, è scritto così, fu un vescovo, eccetera, eccetera, la nomina il presidente di Pax Christi Italia, quasi lo consacrò. Profeta di giustizia e di pace, profeti, e profeti non hanno avuto vita facile. Posso raccontarti, io sono intervenuto ieri dopo la terza della messa, ho ricordato che le sofferenze che i profeti, dico testamentari, il profeta, la P maiuscola, e i profeti che si richiami al profeta che è Gesù Cristo, non hanno avuto vita facile. Anche, lo dobbiamo dire sempre con molta sincerità, anche nella Chiesa. E forse continua anche ad avere, ecco, non poche persone che si oppongono un po' a questo stile di vita, a questo stile profetico, ma è così. Il Papa l'ha usato anche per Don Luigi Bertaccia, però vuol dire che siamo davvero nella strada che il Signore ci ha indicato da sempre e che Papa Francesco ci sta indicando. Termino con una mia, diciamo, convinzione, che non ha niente a che vedere con il discorso degli sforzi diplomatici, certo, per carità, però io continuo a credere fortemente, fervorosamente, che ieri come oggi nella Chiesa noi abbiamo bisogno di profeti, di questi uomini, di queste donne, di questi uomini che vivono il Vangelo, scusate la parola latina, sine glossa, cioè senza nessun post scriptum, senza nessuna precisazione, senza nessun numeretto che richiami le note, no, sine glossa, cioè senza nessuna correzione, senza nessuna aggiunta. E dico che nella Chiesa abbiamo bisogno più di profezia che di discorsi e parole che sono accomodanti, che talvolta segnano un compromesso con la logica mondana. Ma noi ben sappiamo che noi siamo nel mondo, ma non possiamo assolutamente appartenere al mondo, soprattutto quando il mondo indica certi obiettivi, indica certe strade che il Vangelo non è mai condiviso e nemmeno noi dobbiamo assolutamente condividere, anzi camminare anche con questo mondo, con le aspirazioni di questa umanità, ma indicando che davvero solo con la pace, solo con la fraternità possiamo superare questi difficili momenti. E abbiamo tanto lavoro da fare allora, Don Gianni, e ci affidiamo anche a queste figure. Certo, e sono i nostri intercessori. Certo. No? E noi ieri, se aggiungo questo, ieri è stato anche molto bello perché tutti hanno detto, no, adesso abbiamo Don Tonino,
nominati, che devo dirti, anche Oscar Almon Fornino, certo. Tutti coloro che per camera, insomma, questi uomini, vescovi, che hanno dato davvero la loro vita, hanno interpretato in maniera sublime, diciamo, appunto, coerentemente, ecco, il mandato di essere uomini o costruttori di comunità, ma anche allo stesso tempo costruttori di pace, perché solo, come diceva Antonino, sono felici i costruttori di pace. Grazie Don Gianni per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie moltissimo. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità, mentre continuo a ringraziare Monsignor Giovanni Ricchiuti che ci ha ricordato, ecco, in maniera così bella questa figura straordinaria di Monsignor Luigi Bettazzi. Ci fermiamo per la pubblicità.